Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Vi è una notizia degna di rilievo: Lufthansa acquisisce ITA Airways, quindi la compagnia italiana viene fagocitata dalla Germania, dalla compagnia tedesca Lufthansa, la storica compagnia di bandiera della Germania. All'Italia aveva già capitolato da tempo, era subentrata ITA Airways e adesso leggiamo che se la prende la Germania, che pure viene proclamata proprio in questi giorni in recessione, e tuttavia riesce ancora a fare questo colpo, questo colpaccio, come si direbbe in termini mercatistici, riesce ad appropriarsi ITA Airways. Quindi un altro segnale molto chiaro che viene lanciato da un'Italia sempre più periclitante, sempre più scricchiolante. Ebbene, non bisogna trascurare questo aspetto perché mi pare degno davvero di un pur rapido commento. Ecco, l'evaporazione dell'Italia, il tramonto della nostra Italia sul piano economico, di potenza. Ricordiamo che l'Italia è stata a suo tempo, prima dell'Unione Europea, una grande potenza economica mondiale. Penso a Mattei, penso a ciò che l'Italia ha rappresentato. Ecco, sta andando letteralmente in fumo e quest'ultima vicenda mi pare che si possa leggere anche e non secondariamente in questa maniera. Per carità, è uno dei tanti segnali, ma anche di questo bisogna pur prendere consapevolezza quando si ragiona sul tema che ho definito del tramonto dell'Italia, o se preferite, della evaporazione dell'Italia. Ebbene sì, passa anche da eventi come quello che stiamo affrontando e che, ripeto, ci danno l'indicazione di una chiara traiettoria. Spero non definitiva, spero non inarrestabile, spero non a senso unico necessariamente. In ogni caso, bene distinguere le speranze legittime dalla realtà obiettiva, che per ora è tutto fuorché rincuorante.